Konnichiwa, Konbanwa. Mi trovo in questo preciso istante sul traghetto che porta a Miyajima. Perché? Perché andiamo a vedere uno spettacolo no, io e mia moglie. Che cos'è lo spettacolo no? Lo spettacolo no, non, è praticamente una forma di teatro molto antica giapponese, e da quello che ho letto è la forma artistica o teatrale più antica che sia ancora in fase di produzione, insomma, che lo stanno ancora facendo, ecco, nell'epoca in cui viviamo ora, ecco. E lo spettacolo inizia alle 6:30 o 7, arriveremo giusti giusti. E adesso il sole sta tramontando ed è una figata, vi faccio vedere. Là c'è Miyajima, non so se riuscite a vedere il torii che al momento è in fase di ristrutturazione. Siamo appena partiti, ragazzi, sono, dicevo, neanche le 6 e sono sul traghetto di Miyajima. Vi faccio vedere, non c'è nessuno. Sono praticamente io e pochi altri, perché ovviamente adesso Miyajima a quest'ora si spopola, rimangono solo le persone che soggiornano in qualche ryokan all'interno dell'isola e basta. Quindi questa sera c'è un evento particolare a Miyajima, andiamo a vederlo. Posti non di prima fila, perché comunque costa partecipare a un evento del genere ed è difficile anche recuperare i biglietti. Quindi adesso farò un po' di silenzio, vi lascerò vedere un po' dello spettacolo qua, sentire il rumore del vento, la natura e le zattere, quelle là che non so se riuscite a vedere davanti a voi, sono praticamente le zattere dove allevano, coltivano le ostriche. Perché? Perché qua praticamente la zona di Tsukaichi Hiroshima è una delle zone, come dicevo già in altri video, dove nel Giappone, dove coltivano la maggior parte delle ostriche nel Giappone, ecco, e quindi qua ce ne sono molte. Anche Sendai è famoso per le ostriche. Comunque a quest'ora c'è proprio un'atmosfera magica, tramonto. Guardate là, il torii, adesso la marea è molto bassa, vedo praticamente delle persone addirittura dopo il torii, quindi diciamo qua, dove c'è il nidettino, molto bassa. E cosa succedeva praticamente? Allora, adesso ci sono delle transenne, quindi le persone non possono accedere vicino ai pilastri, e quando c'era la bassa marea praticamente molta gente ignorante che cosa faceva? Infilava le monetine da 5 cent, 10 cent su le spese, no, create praticamente dalla erosione dei pilastri dovuti dall'acqua, e quindi man mano in fila anche il torii ovviamente si è andato un po' a danneggiare, quindi anche per questo motivo adesso è sotto ristrutturazione. Comunque siamo dopo circa 10 minuti di tragitto, che questo è il tempo che ci vuole da il porto di Miyajima all'isola di Tsukushima. Arriviamo al porto appunto di Tsukushima. Siamo arrivati all'isola di Miyajima e qua potete vedere uno dei suoi abitanti che è in cerca di cena. Bambi! Bambi bimbo! Ciao! Sole picchia. Qualcuno ha lasciato le bottiglie di plastica.
siamo davanti, salutiamo. Ciao. I kayaki, questo qua fa i folpetti squid grigliati. Adesso tutto chiuso qua perché ovviamente i turisti, se devono comprare qualcosa, l'hanno già fatto. Immagino che la maggior parte di voi che state guardando questo video avranno fatto Miyajima in giornata, ma pochi si sono soffermati o fermati la sera qua a dormire. Io vivo a 20 minuti, quindi non l'ho mai fatto, non c'entra niente, però diciamo che l'esperienza potrei farla anch'io qua. Però un giorno. Slalom, la gente guarda questo oggetto magico che si chiama Osmo. Se adesso noi giriamo a sinistra si va per le strade dello shopping con tutti i negozietti, amici mangio, ristorantini, eccetera eccetera. Ciao! Noi andiamo dritti, tagliamo e perché siamo in ritardo. Figato, siamo giusti. Comunque, se venite a Miyajima dopo le 5 e mezza e volete un caffè, non c'è un cavolo di bar aperto, quindi o Starbucks o macchinette, vending machine, zero bar, massimo qualche ristorante di okonomiyaki o soba o sushi, ma nothing else. Stiamo girando per le vie di Miyajima, ma non troviamo un bar. Adesso bussiamo alla porta di questa signora, vediamo se ci ospita. Vediamo. Siamo qua, qua si va a sinistra e andiamo a Starbucks. A questo punto. Tutto chiuso, guardate. Qua ci si sposa, questa è una panetteria che c'è appena sbarcati da Miyajima. Questo è un bar, ma birre, ma caffè. Miyajima, qua è quasi l'unico posto che ho. Non volevi andare là, non andava bene. Non volevi andare lì. Capito, un caffè ce lo daranno. Ostriche. Là si vede il padiglione Senjōkaku sopra. C'è niente. Niente. Abbiamo preso il gelatino e un momiji manju. Questo è momiji manju, che è la foglia di acero.
Questo è quello standard con i fagioli dentro. Tiro dritto. Abbiamo un food blogger qua. No, no. No, no. Dopo esserci rifocillati con un soft cream e un paio di momiji manju, adesso andiamo al teatro No e intanto volevo farvi vedere lì il cervo che fa il bagnetto e c'è anche l'airone più un turista. Bellissimo. Guardate che tramonto. Miyajima regala questo spettacolo, ragazzi. Siamo entrati nel santuario, mi tolgo il berretto e adesso andiamo in cerca della location dove ci sederemo per assistere al teatro No. Comunque all'interno del santuario di Miyajima, anzi di Itsukushima, ci sono diversi mini templi, chiamiamoli, oltre a quello principale. Questo si chiama Kagami no Ike. Ike è pound, che vuol dire stagno. Kagami vuol dire specchio. Perché? Provate a immaginare il perché. Il sole che riflette sui pilastri qua e fa diventare di un colore vermiglio acceso, ancora più acceso. Guardate, guardate, sembra, questa è da foto. Qua non si può, non si può accedere più qua, di solito si può andare fino a dove c'è la lanterna lì in fondo. Questo qua è il santuario principale. La gente passa. Palinchino. Tori. Guardate, guardate, qua è dove fanno lo spettacolo, sono tutte le sedie, vedete? Ci sono le sedie anche qua. Comunque non si possono fare video e quindi adesso io vi saluto e vi dirò poi com'è stata l'esperienza. Peccato. Ragazzi, abbiamo abbandonato il teatro No perché è una palla mortale. Volete pazienza se dico una palla? Potrebbe essere mancanza di rispetto verso i giapponesi, ma anche i giapponesi, vabbè che i giapponesi capita molto spesso che dormano, ma ce n'erano tanti che dormivano proprio di gusto durante lo spettacolo. E allora adesso andiamo via, e allora prima di andare via ho detto fermiamoci
a vedere sotto il Torì. Adesso la marea si sta alzando. Ecco. Vediamo. Non si vede bene cosa stanno facendo. Comunque, questo è lo stato del Torì ad oggi. Bene, comunque, se volete sapere esattamente cosa facevano, cosa dicevano, praticamente guardate, la marea come sta aumentando velocemente. Questa è la marea che si alza. È meglio fare in fretta, va, perché sennò guardate come si alza veloce. Dopo io rimango chiuso qua. Comunque, com'era il teatro nuovo, sapevo che si parlava di conversazione lente, movimenti lenti, ma non così. È tipo: ciao, io mi chiamo Dario, vengo da Padova, adesso vivo in Hiroshima. Tutto così. E dopo sotto qualcuno che fa: oh, una noce incredibile. Comunque la messa è finita, andiamo a casa, ci aspetta un po' di sushi da mangiare e basta. La messa è finita, andate in pace. Esperienza da consigliare. Se non mangiate troppo a pranzo, diciamo che c'è il rischio che vi venga l'abbiocco, che poi tra l'altro parlano anche in giapponese a volte antico, quindi si fa, cioè, anche se sai il giapponese ma fai fatica a capire, quindi ti perdi un po' il succo del discorso, direi. Ma movimenti lentissimi, parlano lentissimo, fanno a un certo punto per mezz'ora, è una rottura di scatole. Mi spiace. Comunque, soldi tantini. Vabbè. Al prossimo video del Giappone, come dice qualcuno, e statemi bene. Mattane, mattane.